Ciao a tutti ragazzi, oggi sono io Rector e oggi vi presenterò un hack tutorial, cioè farò un hack tutorial diciamo. Ci dispiace da tanto tempo che non facciamo un tutorial hack di S4 League perché prima di tutto non ci sono i hack buoni come mi abbiamo detto nel ringraziamento dei 52 iscritti. Secondo niente. Solo perché non abbiamo trovato hack buoni. Perché alcuni ci ho provato con alcuni che mi bannavano subito, non potevate nemmeno entrare nel canale per usufruire il hack. Quindi non facciamo video sui hack non funzionanti. Quindi ragazzi, oggi facciamo tutorial su questo hack. Dai, iniziamo senza dire nient'altro. Ok, e vi darò in descrizione, ovviamente troverete il file come sempre. Prima di tutto dovete accendere l'injector con amministratore, poi andate sulla cartella di S, cioè accendete S4 League semplicemente. Dai. Ok. Lasciate scorrere. Ok, la hack non richiede un bypass perché l'abbiamo già usato un injector che funzionerebbe come un bypass. Quindi ragazzi, ci vediamo alla pagina di login di S4 League come sempre. Quindi tra un po'. Ecco qua ragazzi, siamo alla pagina di login, quindi loghiamoci. Dopo esserci loggato, scegliamo il canale che volete, ci diciamo il server che volete. Noi semplicemente scegliamo italiano. Ok, ora dato che ora siamo qua, no? Quindi voi dovete pigiare Alt e Tab per scorrere così i file. Quindi andate nel file dove avete messo il hack e dovete ora accendere l'injector con amministratore. Fine. Quindi se non avete questo file già selezionato qua dovete andare a cercarlo pigiando qua nel più e andate a cercare il file dove l'avete messo, semplicemente. Poi qui praticamente dovete cercare, pigiare questo bottone qua e cercare S4 League Client. Fine. Basta cliccare due volte così, vi arriva così. Poi selezionate il file Basic Trainer e fate Inject. E qui pigiate ok semplicemente e questo qui ora dovrebbe caricare. I meriti a questo hack vanno a Kius, quindi ringraziatelo. Ok, comunque ora proviamo il hack, no? Entriamo in una stanza, cioè entriamo un server, una stanza diciamo, una cosa del genere. Andiamo a fare un match practice, confermiamo, facciamo sì. Ora vi, praticamente sempre tenendo premuto Alt e Tab sarebbe le due freccettine, scegliamo il aspettate qual è, era il, ecco, Snap Dex, fate così, scegliete il Snob Basic Trainer, mettiamo 200 FP e cosa vita, ecco, vedete la vita praticamente è aumentato, cioè non è che vi mette 1101 2236 questa vita è 200, vi faccio vedere. Moriamo una volta. Poi vi consiglio di usare un due hack come massimo, se no vi crasha. Perché a me mi è crashato, non so perché. Al meglio anche una, guardate. Ecco, vediamo, risponiamo 2 secondi. Ecco qua con 200 HP, ok. Ora disattiviamo quello di 200 HP, mettiamo infinite SP, vediamo se, vedete, non SP non scorre, cioè non finisce. Ok, ora mettiamoci un altro, vediamo questo qui, mettiamo high wall jump. Ok ragazzi, avete capito, non usate quel hack
con High Wall Jump perché vi fa crashare. Quindi l'unico che non dovete usare è quello, secondo me. Comunque l'Hack Tutorial finisce qua perché vi ho fatto vedere come funziona. Se vi crasha una volta, provate sempre la seconda volta, cioè accendere funziona sempre. Quindi ciao a tutti da me ragazzi, e se avete qualche problema ditelo nei commenti come sempre e noi cercheremo di aiutarvi. Quindi da Rector è tutto, alla prossima hacking tutorial, ciao a tutti ragazzi.